Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao Marina. Buongiorno Manila, ciao Meris, Valentina, ciao a tutti. Eccoci qua, in questo secondo giorno di meditazione per 7 giorni. Vediamo se devo, ecco, sistemato anche il telefono. Grazie Marina. Allora, possiamo cominciare questi 15 minuti di pratica di meditazione di mindfulness e un po' con la consapevolezza che può bastare anche poco, possono bastare 10-15 minuti al giorno già per sentire un po' di differenza nella nostra vita. Quindi l'abbiamo chiamata appunto un po' una sfida di questi 7 giorni, a vedere se riusciamo anche a essere continuativi. Proviamo, ci proviamo. E sapendo anche un'altra cosa, che veramente non c'è bisogno di cercare niente di eccezionale, per cui nella pratica basta avere l'intenzione di essere qui. Buongiorno Claudia, di essere qui, di portare l'ascolto a noi stessi, alla nostra esperienza. E allora, cominciamo. Grazie a voi di essere qui. Cominciamo. Possiamo essere seduti su un cuscino o su una sedia. Io sono su una sedia. Possiamo cominciamo molto semplicemente a portare l'attenzione a quelle percezioni, a quelle sensazioni fisiche date proprio dal contatto del nostro corpo sulla superficie che ci sostiene. Magari già possiamo sentire il contatto dei piedi che sono appoggiati sul pavimento, anche proprio avendo cura di trovare un appoggio che ci faccia sentire proprio ben sostenuti, con questa spinta dal basso verso l'alto. Senza tanto pensare ai nostri piedi, all'appoggio, piuttosto proprio cercando di percepire le sensazioni fisiche di questo contatto. Così come anche il contatto delle nostre cosce, dei glutei sul cuscino, sulla sedia. Magari possiamo avere quella cura di notare com'è la nostra schiena. Va benissimo trovare un appoggio sullo schienale, soprattutto se abbiamo un po' di dolori, un po' di fastidi. Però può essere anche una buona cosa provare a innalzare la nostra schiena senza irrigidirla, ma dargli quello slancio verso l'alto che un po' ci rimanda al senso dell'intenzione, a voler essere presenti in questo momento.
sentiamo anche se le nostre spalle sono rilassate, se ci sono altre parti del corpo che magari sono un po' contratte. Possiamo scegliere attivamente di rilassarle, magari aggiustando la postura, trovando un appoggio per le mani che potrebbe essere sulle cosce, sulle ginocchia. Così anche le spalle tendono a rilassarsi. Possiamo provare a sentire quel contatto che è veramente appena appena percepibile dell'aria che circola tutto intorno a noi e ci tocca dove la pelle è esposta, dove non è coperta dai vestiti, per esempio sul viso, sulle mani, sul collo. In qualsiasi modo lo sentiamo questo contatto. E poi possiamo diventare consapevoli del passaggio dell'aria da fuori a dentro il nostro corpo proprio attraverso il respiro. E senza che dobbiamo respirare in una maniera particolare, senza che dobbiamo pensare al respiro, ma proprio seguendolo, seguendolo nel suo arrivare e andare. In quest'onda ritmica che attraversa il nostro corpo. Il respiro ci serve da sostegno per appoggiare delicatamente la nostra attenzione, senza forzarla, senza rimanere concentrati troppo fortemente, con troppo sforzo sul respiro, ma è un appoggio delicato, è un leggero sostegno alla nostra attenzione e per questo motivo possiamo proprio scegliere una di quelle parti del corpo in cui il nostro respiro è proprio più vivido, lo sentiamo meglio. Magari lo sentiamo meglio a livello delle narici, nel passaggio, più fresco in entrata, più caldo in uscita. Possiamo oppure lo sentiamo meglio a livello del torace, nel suo alzarsi, nel suo abbassarsi, spontaneo, naturale. Nelle spalle. O forse ancora lo sentiamo bene, meglio a livello dell'addome, in quel suo espandersi e poi riammorbidirsi, ritornare. Non c'è il posto giusto in cui sentire il respiro, scegliamo il nostro con molta semplicità, tranquillità, con molta leggerezza. E lì appoggiamo la nostra attenzione. Senza cercare altro. Non cerchiamo il respiro perfetto, non cerchiamo la concentrazione. Ci riposiamo sul respiro e dimoriamo nel respiro.
Naturalmente non ci vorrà molto per accorgerci che la nostra mente non è qui sul respiro, ma che sono arrivati dei pensieri a distrarla, a portarla via, magari catene di associazioni a partire da un rumore o a partire da un'immagine che è arrivata così. Questo è assolutamente normale e non rappresenta neppure un problema per la pratica, per la meditazione. Perché la pratica è innanzitutto familiarizzare con la natura della nostra mente, che è proprio quella di vagare, di perdersi, di distrarsi. E allora ogni volta che ci accorgiamo che ci siamo distratti, che la nostra mente è altrove, quello è un momento perfetto per riconoscere questo automatismo. E permetterci di ritornare sul respiro, permetterci di ripartire. Da questo respiro. Inspiro e sento l'aria che entra, respiro, sento l'aria che esce. Quindi quando diciamo che ci rilassiamo nel momento presente, non vuol dire che dobbiamo trovare per forza il rilassamento mentre pratichiamo, però vuol dire che semplicemente non cerchiamo nient'altro che non proprio il momento presente, l'essere, il sentire di questo momento. Perché se non siamo distratti dal chiacchierare della mente, è più probabile che siamo in contatto con noi stessi, con la nostra essenza, con il nostro sentire e con i nostri bisogni che emergono. Allora, riposando sul respiro, ci rilassiamo nel momento presente, perché è già veramente tutto completo così com'è adesso. Siamo già completi così come siamo. Anche se in dei momenti ci sembra che non sia così, in dei momenti parte la critica, il giudizio. Possiamo sempre riconoscere questa tendenza alla critica, al giudizio e cercare di coltivare ancora e ancora una forma di gentile presenza, di gentile ascolto e di calma e di pazienza, ogni volta semplicemente che ci accorgiamo che la nostra mente è altrove e ritorniamo, e ritorniamo, e ritorniamo. E pratichiamo, cerchiamo di non ingaggiare una lotta con i pensieri, con quello che c'è, ma piuttosto permettiamoci e permettiamo che le cose siano così adesso. I pensieri possono arrivare e noi li riconosciamo, però abbiamo la nostra ancora, il nostro respiro che in ogni istante è qui e ci permette di ritornare, di ripartire. Momento dopo momento e
respiro dopo respiro. Direi che un quarto d'ora è volato, però veramente può essere sufficiente per centrarci e magari poi ripartire ora con il nostro lavoro, con le nostre attività, magari in una maniera un po' più centrata. Ciao Luci, ciao Maris. Buona giornata a tutti e ci vediamo domani per il terzo giorno. Ciao.